Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di mia volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, 22 novembre 1901, capitolo 96 e 27 dicembre 1901, capitolo 97. Dopo aver passato giorni malissimi di lacrime, di privazione e di silenzio, il mio povero cuore non ne può più. Tanto è lo strazio fuori del mio centro di Dio che vo' continuamente sbattuto da raffolte onde di fiera tempesta, in stato di forte violenza, da subire ad ogni momento la morte e quel che è più di non poter morire. Onde trovandomi in questa posizione per poco si è fatto vedere e mi ha detto: figlia mia, quando un'anima fa in tutto la volontà di un altro, si dice che ha fiducia di quello, perciò vive dell'altrui volere e non del suo. Così quando l'anima fa in tutto la volontà mia, io dico che ha fede. Sicché il divin volere e la fede sono rami prodotti da un solo tronco. E siccome la fede è semplice,
la fede e il divin volere producono il terzo ramo della semplicità, ed ecco che l'anima viene a riacquistare in tutte le caratteristiche di colomba. Non vuoi tu dunque essere la mia colomba? In un'altra occasione, un altro giorno, mi disse: figlia mia, le perle, l'oro, le gemme, le cose più preziose si tengono ben custodite dentro qualche scrigno e con doppia chiave. Chi temi dunque tu, se ti tengo ben custodita nello scrigno della santa ubbidienza, custodia sicurissima, dove non una, ma due chiavi tengono ben serrata la porta, per tenere vietato l'ingresso a qualunque ladro, ed anche all'ombra di qualunque difetto? Solo l'io porta l'impronta di tutte le rovine, ma senza l'io tutto è sicurezza. È inutile dire il mio povero stato, come mi sono ridotta, sarebbe un voler includere e far più profonda le piaghe dell'anima mia, perciò passo tutto in silenzio facendo un'offerta al Signore. Onde questa mattina, mentre piangevo la perdita del mio adorabile Gesù, è venuto il confessore e mi ha dato l'ubbidienza di pregare il Signore che si benignasse di venire. Pare che è venuto ed, avendo messo il confessore l'intenzione della crocifissione, mi ha partecipato i dolori della croce. E mentre ciò faceva ha detto al confessore: io fui somministratore della Santissima Trinità, cioè somministrai alle genti la potenza, la sapienza, la carità delle divine persone. Voi, essendo mio rappresentante, non dovete far altro che continuare la stessa opera mia presso le anime. Se non vi interessate, venite a spezzare l'opera da me incominciata, ed io mi sento defraudato dell'esecuzione dei miei disegni, e sono costretto a ritirare la potenza, la sapienza, la carità che vi avrei somministrato se aveste adempito l'opera da me affidatavi. Dopo ciò pareva che mi trasportava fuori di me stessa, e da lontano si vedevano moltitudine di persone da cui veniva una puzza insopportabile. Gesù ha detto: figlia mia, che scissione faranno i preti tra loro, e questo sarà l'ultimo colpo per fomentare tra i popoli partiti e rivoluzione. E lo diceva tanto amareggiato da far compassione. Onde, dopo ciò, ricordandomi del mio stato, gli ho detto: ditemi, Signore mio, volete che mi faccia dare l'ubbidienza che finisca di stare in questo stato? Molto più che non soffrendo come prima, mi veggo inutile. E lui mi ha risposto: giusto, ma tanto afflitto ed il mio cuore requieto come se non avessi voluto che mi avesse risposto così. Onde ho replicato: ma Signore, non che io voglia uscire, ma voglio conoscere il vostro santo volere, perché essendo che il mio stato veniva perché voi venivate a me e mi partecipate le vostre sofferenze, essendo questo cessato, temo che neppure voleste che continui a stare nel letto. E Gesù ha detto: hai ragione, ma che il cuore me lo sentivo crepare per le risposte datemi da Gesù benedetto, ed ho soggiunto: ma mio Signore, ditemi almeno qual è più la maggior gloria vostra, che continuassi a stare ancorché dovessi crepare, o che mi faccia dare l'ubbidienza che finisca. E Gesù, vedendo che non la finivo su ciò, lui stesso ha cambiato discorso col dirmi: figlia mia, mi sento da tutti offeso. Vedi, anche le anime devote hanno l'occhio a scrutinare se è o non è colpa, ma emendarsi e stirpare la colpa non già. Segno che non c'è dolore né amore, perché il dolore e l'amore sono due unguenti efficacissimi che, applicati all'anima, la rendono perfettamente guarita, ed uno corrobora e fortifica maggiormente l'altro. Ma io pensavo alla mia povera posizione e volevo ridire di nuovo per conoscere la volontà del Signore con chiarezza. Ma Gesù mi è scomparso ed io, ritornando in me stessa, mi vedevo tutta confusa sul da fare. Onde, per essere sicuro, ho esposto tutta all'obbedienza, la quale vuole che continui a starmi. Sia fatta sempre la volontà del Signore. Grande istruzione, come di consueto, in questi due capitoletti, a mio avviso soprattutto nel secondo, pure se apparentemente sembra un po' particolare, ma tra le righe, neanche troppo tra le righe, contiene degli insegnamenti molto molto importanti. Cominciamo a meditare un pochino sul primo, dove si riparla nuovamente della semplicità. Gesù spiega, fare la volontà di un altro significa aver fiducia di quello. È evidente, no? E c'è un problema grosso che noi
dobbiamo risolvere, che è quello della diffidenza. Io mi permetto di dire, insomma, sulla base di esperienza sacerdotale, quindi essendo un sacerdote, quando parla un sacerdote, parla non soltanto, diciamo così, per sé, o per le cognizioni o per le scienze che acquisisce, o anche, diciamo, per l'esperienza spirituale in senso personale, ma parla alla luce di quello che vede. Se c'è una cosa che l'uomo non fa è fidarsi. Se c'è una cosa che quasi tutti fanno è fidarsi di sé ed è guidarsi da sé. E più sfracellate prendono e più continuano. Con un comportamento che, guardarlo dall'esterno, desta semplicemente stupore, sbigottimento, sconcerto, perché chi guarda dice: se ho visto che mi sono andato a sfracellare la testa facendoli testa mia, ma non mi verrà un po' di dubbio prima di rifarlo? Almeno il dubbio, cioè, per non andare a sfracellare un'altra volta, perché poi si va a finire in una sorta di apparente masochismo spirituale, d'accordo? Eppure questo è. Io lo dico con tanta sofferenza. E applicato nei rapporti con il Signore, questo significa mancare di fede e di fiducia in Lui. Perché fare la volontà di un altro significa fidarsi di un altro. Ecco. E noi dobbiamo sempre poi tenere presente, alle varie mediazioni con cui ci arriva, la divina volontà e la conoscenza di essa. Sono tante, sono. C'è la mediazione dei fatti della vita, anzitutto, no? Quindi, historia magistra vitae, dicevano già i romani, e le cose che succedono, che certamente vanno interpretate, quindi vanno qualificate, sono una manifestazione della volontà di Dio. Il profondo della nostra coscienza, quante volte l'ho detto, ma il problema è che gli uomini non vanno ad ascoltare il profondo della propria coscienza. Ascoltano sempre la superficie di quella che i maestri di spirito chiamano i ragionamenti dell'amor proprio, e quelli li portano di rovina in rovina, ma niente di buono. Poi ci sarebbe, anche qui santamente vissuta, santamente interpretata, la santa obbedienza a vari livelli, insomma, no? Nella Chiesa c'è l'obbedienza canonica, nella Chiesa c'è l'obbedienza, come dire, sì, l'obbedienza canonica, quella dell'autorità, c'è l'obbedienza alla dottrina della Chiesa, ecco. E è prudente in tanti casi, specialmente quando ci si, come dire, avventura in percorsi spirituali, certamente è bene farsi accompagnare, non fare come Cappuccetto Rosso, insomma, che anche lì si viaggia da soli, con tutti quanti i rischi annessi e connessi dell'illusione spirituale. Cioè, mamma, cioè, comunque, altrimenti è tutto vano. Gesù dice: il divin volere e la fede sono rami prodotti da un sol tronco. Attenzione, eh? E siccome la fede è semplice, la fede e il divin volere producono il terzo ramo della semplicità. Da dove nascono il divin volere e la fede? Qual è questa matrice comune? Non lo spiega qui Gesù, no? Potrebbe essere la grazia santificante. Quest'unico tronco da cui sgorgano questi due rami, più il terzo, che è un prodotto, diciamo,
cioè dell'uno e dell'altro, no? La fede è semplice e la fede e il divin volere producono il terzo ramo della semplicità. Ecco, la semplicità è l'assenza, abbiamo già visto altri in altre circostanze, l'assenza di composizione, dell'assenza di complicazione. L'immagine della semplicità, un'immagine molto bella, è il bambino. Il bambino è proprio semplice, cioè non fa ragionamenti, è completamente abbandonato nelle braccia del padre e della madre, come scrive il Salmo 130, no? E noi sappiamo che la semplicità di Dio è assoluta, ecco. È per noi che è difficile essere semplici, no? Gesù dice nel Vangelo: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ecco perché accosta la semplicità all'essere colomba. Quindi vuol dire che la colomba ci fa capire qualcosa della semplicità. La colomba è bianca, anzitutto, e rappresenta lo Spirito Santo. Bianca significa una persona che, per quanto sta in lei, non pecca, sta lontana dal peccato. La colomba ha due ali, d'accordo, altrimenti non vola, che sono l'amore di Dio e l'amore del prossimo, non capisce nient'altro. La colomba sappiamo che rappresenta anche lo Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio, no? Ecco, quindi che significa? Significa che abbandonarsi con fede, senza farsi troppe domande, al divin volere, piano piano produce una grande semplificazione dell'anima, quindi una vita un po' meno complicata, dove si cessa di farsi e di fare troppe domande e molto semplicemente ci si abbandona nelle mani di Dio. Queste operazioni sono facili, relativamente facili a esporsi, ecco. Sono meno facili a comprendersi, ancor meno facili, anzi molto difficili da mettere in pratica. Attenzione all'importanza dello scrigno della santa obbedienza per tenere le cose più preziose al sicuro, perché l'obbedienza rappresenta, quando viene vissuta, la morte del proprio io, la morte sicura del proprio io. Solo l'io porta l'impronta di tutte le rovine, ma senza l'io tutte sicurezze. Anche qui, cioè, se non ci viene proprio, come dire, quella cosa di dover dire a noi stessi: senti, io non ti proprio sopporto più, non ti voglio seguire più, perché dire l'io, dire volontà umana, dire volontà propria è la stessa cosa. Se non nasce proprio questo santo e celeste disgusto, non ci sono progressi sostanziali nell'anima. Si stagna e si ritorna sempre, 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 sempre negli stessi punti. Ci si muove e si ritorna, ci si muove e si ritorna, si gira in continuazione senza fare un solo passo avanti. O ci si perde, questa è un'immagine che usa la Madonna, e nell'opera Il Regno della Vergine Maria, Il Regno della Divina Volontà, che chiama la volontà proprio un labirinto. Cioè, il labirinto, uno, per carità, cammina, si muove, ma non esce fuori da alcune situazioni, non ne esce, perché dentro, se tu sei dentro un labirinto, per antonomasia, se non c'è qualcuno che ti dice: guarda che si esce così, questa è l'uscita, tu non ne esci da lì. Ma anche questo, oggi sono un po', in questi giorni, in questo periodo, la Chiesa sta facendo leggere il libro del Coelet e il libro di Job. Sono libri sapienziali, cioè nel senso che la sapienza che si portano dietro, che purtroppo è quella santa sapienza di quella coscienza, insomma, della triste realtà umana, per cui a volte disincanta un po', ecco, anche se non bisogna mai perdere la speranza, no? Però sono operazioni che io ho visto quasi mai, veramente, cioè rarissimamente accadere, e sono le cose che poi fanno venire la depressione ai sacerdoti, no? Passiamo al secondo paragrafetto, dove Gesù parla anzitutto al sacerdote dicendogli: guarda che tu sei il mio rappresentante,
Che cosa deve fare un prete? Oh, deve somministrare alla Santissima Trinità la potenza, la sapienza e la carità delle divine persone. La potenza attraverso i sacramenti, soprattutto. La sapienza attraverso la predicazione e la carità attraverso lo stile che deve caratterizzare la vita di un prete, insomma, che si muove per fare il bene, non altre. Cioè, un sacerdote non deve fare altro che continuare l'opera di Gesù nelle anime. L'opera di Gesù nelle anime è la loro salvezza e la loro santificazione. Non ha altre ragioni di essere un sacerdote. E non bisogna cercare altro da un sacerdote. Un sacerdote non deve prestarsi a dare altro, ma non bisogna neanche cercare altro da lui. E non dico l'altro, ecco, lasciamo perdere, insomma, preghiamo e soffriamo per queste cose, ecco, le cronache di comportamenti tutt'altro che esemplari di sacerdoti, no? Qui sono dei meccanismi molto, molto più sottili, no? Cioè, ci si può muovere per cercare la gratificazione, per cercare l'affetto presso le altre persone, per cercare la stima, la considerazione, uff. D'accordo? E quindi a causa di queste ricerche, mancare, diciamo così, alla perfezione nell'adempimento del proprio ministero, insomma, no? Perché se magari dici la verità, poi diventi meno simpatico, le persone ti vogliono meno bene, se amministri santamente, devotamente, degnamente i sacramenti, lo stesso, insomma, ecco, poi qualcuno ti dice che sei troppo rigido per certi sacramenti. Se vivi la carità vera non è la smanceria, l'affettuosità umana, la carità vera è volere il bene di una persona. La carità vera sa dire no in alcune circostanze, anche se lo dice bene. Quando è no, e quando è sì, quindi Gesù ammonisce questo suo rappresentante, sta attento perché se tu non ti interessi di continuare la mia stessa opera e spezzi quella che ho cominciato, mi sento defraudato nell'esecuzione dei miei disegni e ritirerò la potenza, la sapienza e la carità che vi avrei somministrato se aveste adempiuto l'opera da me affidata. Chiaramente qui parla anche di potenza, di sapienza e di carità come attitudini, come caratteristiche che il Signore stesso concede ai suoi sacerdoti. La seconda parte, che sembra come dire un piccolo alterco un po' personale, un po' singolare, no? Tra Luisa e Gesù, cioè che Luisa comincia a dire: ma io non ho capito, vorrei conoscere il tuo volere, che facciamo? Rimango in questo stato, esco da questo stato, soffro, non so. E Gesù fa finta di non rispondere, cioè fa finta, hai ragione, cioè gli risponde frettolosamente, dando chiaramente l'impressione di non voler rispondere, di non voler parlare di queste cose. Però queste cose stavano profondamente a cuore di quest'anima, e quindi lei insiste, perché stava male, stava, no? Perché aveva questa sua persuasione di non essere certa che stava facendo la volontà di Dio e voleva essere in qualche modo confermata. Cioè, gli dice: ma signore, dimmi almeno qual è la maggior tua gloria vostra, se continua a stare ancorché dovessi crepare o che mi faccia dare l'obbedienza che finisca, che facciamo? E Gesù cambia discorso e gli parla di tutt'altra cosa, no? Che poi possiamo anche vedere, questa è un'altra grande lezione. Prima di meditare brevemente la risposta che dà Gesù, prima di concludere la meditazione, bisogna fermarsi su questo particolare. Noi molte volte facciamo delle richieste al Signore, facciamo delle preghiere, vorremmo avere delle risposte e il Signore non ce le dà, non ce le vuole dare. Non ce le vuole dare. Se una risposta il Signore non te la vuole dare, questo è un fatto molto doloroso per noi esseri umani, perché a volte si soffre tanto a stare senza le risposte che desidereremmo, ma se il Signore non te la vuole dare, non te la vuole dare. Fare la divina volontà in quel caso è accettare di non avere risposte e tornare al capitoletto precedenti, abbandonarsi alla divina volontà con assoluta semplicità, chiudendo gli occhi e dicendo: va bene così, io non capisco niente, non so manco quello che vuoi, eccomi qua, che non so cos'altro dirti, Signore mio, eccomi qua, fammi
fai tu quello che vuoi di me. Punto. Perché nella divina volontà dobbiamo considerare anche questo, cioè se una cosa Dio non vuole che tu la sappia o non vuole che tu la comprenda o non vuole che tu la sappia adesso o non vuole che tu la comprenda adesso, non è da comprendere. E il sacrificio del non comprendere, del non sapere quello che vorresti comprendere, quello che vorresti sapere, è un sacrificio enorme della nostra volontà. Uno dei più grandi che si possa offrire, a mio avviso. Quindi è inutile continuare a insistere, fammi capire, fammi qua, pum, papà, che Gesù, sì, hai ragione. Sembra fare come facciamo noi quando... E poi cambia discorso. E non ha risposto a Luisa. Tant'è vero che alla fine Luisa dice, vabbè, io avrei voluto saperlo da lui, fammi andare al confessore e... chiediamolo per ubbidienza al confessore, il confessore ha risposto. Ecco, così per esempio, no? Questo significa anche che molte volte il nostro Signore non vuole risponderci direttamente, ma vuole risponderci per interposta persona, quindi non lui in persona, ma attraverso i suoi rappresentanti. E magari noi vorremmo che una cosa ce la dicesse a noi per essere sicuri che abbiamo proprio che è così, perché, o perché non ci fidiamo dei suoi rappresentanti, non lo so. È un punto importante questo, più importante di quanto si creda nel nostro rapporto con Dio. Ecco, poi, ultima cosa, e anche qui Gesù dà un'altra pillola di sapienza per aiutarci a fare bene l'esame di coscienza. Allora, le anime devote, qui parla delle anime devote, quindi parla delle anime buone, hanno l'occhio a scrutinare se è o non è colpa, cioè, e già questo è tanto, quindi si chiedono, ma questa cosa è peccato oppure no? Ma emendarsi e stirpare la colpa, non già, capite? Noi non possiamo, quando ci accorgiamo che una cosa non va, e va bene, dice, oh, però che bravo che sono stato, almeno non ho preso coscienza, dico, per carità, nessuno, bravissimo, ma non basta che ne hai preso coscienza, la devi togliere quella cosa lì, e emendarsi e stirpare la colpa, noi non possiamo, ma io sono fatto così, e sei fatto male, figlio mio. Se sei fatto così, e se sei fatto male devi correggere, perché il nostro Signore non è che ti fa vedere la colpa perché tu dici, ah bene, c'ho anche questa colpa, che bravo, ho capito che c'ho anche questa colpa, hai visto che è mappa, invece gli altri peccatori ne fanno quante carne e fraccia e manco se rendono conto, invece io lo riconosco, e allora che l'ha riconosciuto? Non è possibile che uno, cioè, per carità, non è che dall'oggi al domani noi facciamo, magari fossimo capaci, no? Cioè, ci strappiamo dal cuore un vizio o una passione. A volte sono operazioni che richiedono settimane, mesi, anni, ma bisogna farle però. Cioè, e facendole si deve vedere qualche piccolo progresso, quantomeno una alacrità, un impegno, e non, io sono fatto così. Se si è fatto male, ti devi correggere. Emendarsi, stirpare la colpa. Segno che non c'è né dolore né amore. Cioè, se noi vediamo qualcosa che non va, ma noi dobbiamo addolorarci, perché quella cosa offende Dio, dispiace Dio, e fa male a noi, e fa male fuori di noi. Ci deve dispiacere. È certo che è bruttissimo vedere che quella cosa sta dentro di noi. È una cosa orrida, è brutto, fa soffrire. Fa soffrire anche, come dire, umanamente, perché uno... Mica è contento di vedere una cosa che ha o che ha fatto e che ha causato dei guai. Il Papa ha detto, dice, ma io vado a confessarmi, vergogno. Vergognate, impara a valorizzare, ti devi vergognare, certo ti devi vergognare, ma ti devi vergognare come un ladro, e impara a soffrire il dolore della vergogna. Magari se vergognassero, cioè l'essere svergognati anche applicato ai facili costumi, alle mode invereconde attuali, mica è una virtù, è un vizio. La vergogna copre il mio volto, si legge nella Sacra Scrittura. L'infamia mi sta sempre dinanzi, la vergogna copre il mio volto. E te la prendi la vergogna. Te la prendi.
dolore e amore. Ma tu lo ami Gesù, vuoi farlo veramente la sua volontà, ma lo capisci che se una cosa è brutta, lui piange, diciamo così, la Madonna piange quando vede che facciamo delle cose brutte, ma non te ne importa niente di loro, siamo entrati nel mese del Sacro Cuore, no? Qui Gesù si lamenta delle colpe dei sacerdoti. A Santa Margherita ha detto, ma non me se fila nessuno. E non è che gliel'ha detto così, gliel'ha detto soffrendo. Dice, almeno tu dammi un pochino d'amore di riparazione per tutti. Quindi riconoscere le proprie colpe. Una bellissima lettura dell'ufficio di questa mattina, mi sembra che fosse San Doroteo, dice, l'origine di tutti quanti i mali è che nessuno incolpa se stesso. Guardi, proprio parole non osante, di più. Però dopo che ti sei incolpato, questo è già qualcosa, magari, quindi è già qualcosa, ma dopo che ti sei incolpato, devi emendarti, devi. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni e di trovare i mezzi per farlo. E se non sai come fare, fatti aiutare. Ma non puoi rimanere sempre così. Quello che dicevo prima sulle disillusioni dei sacerdoti sono queste qui. Noi se volessimo potremmo cambiare, e tanto. Rarissime persone, io le ho viste, cambiate tanto alla radice, in profondità, d'accordo? O quantomeno disposte a farsi aiutare e ad ascoltare, ma la stragrandissima maggioranza delle persone questa cosa non la fa, non la fa. E quindi non solo che rimane sempre uguale con tendenza al peggioramento, perché la nostra natura umana, questa dottrina della Chiesa Cattolica e dei maestri di spirito, non rimane allo stesso punto, cioè noi non abbiamo la capacità di fissarci, dice vabbè, sono un peccatorino piccolino, rimaniamo così, quindi senza infamia, non ne facciamo troppo grossi, ma non ci impegniamo troppo nelle virtù, rimaniamo così. No, non si rimane così, perché se tu accetti di essere un peccatorino, piano piano diventerai un peccatorino sempre più peccatorino, e piano piano diventerai un peccatore, poi diventerai un bel peccatore, poi diventerai un gran peccatore. Perché chi non va avanti nella vita interiore, va indietro, va. Chi non progredisce, regredisce. Purtroppo questa è una legge che ci portiamo dietro dal peccato originale, perché il peccato originale ha instillato in noi dei veleni che sono sempre attivi, i sacramenti li inibiscono un pochettino e li fermano un pochettino, è come se ti mettessero in continuazione il siero, ma lì c'è un'attività perpetua, fino a quando non saremo fusi con la divina volontà, che la ferma questa emorragia, questa è continua questa qui, per cui o vai avanti o vai indietro. E se non ti emendi dai difetti che piano piano vieni a conoscere, non li correggi, non progredisci. Questi due unguenti efficacissimi, il dolore, compresa la vergogna, e l'amore, dice Gesù, sono due unguenti efficacissimi che applicati all'anima la rendono perfettamente guarita. Cioè, te lo togli il difetto, te la togli la cattiva inclinazione. Non è vero che non si può. Quello che uno vede, cioè io a volte dico, le persone non cambiano, è una cosa bruttissima doverla dire, non perché non si può cambiare, ma perché non vogliono cambiare. E contro l'umana volontà non c'è niente da fare, se non quello che fa la grazia, continuare a invitare, a esortare, a invitare. Io veramente... questi giorni stiamo leggendo il libro di Giobbe. Io penso che nostro Signore, cioè, evidentemente, insomma, la pazienza di Dio, la pazienza di Giobbe, se uno legge quel libro, è grande, è veramente grande, grandissima proprio, è sovrumana. Ma la pazienza di Dio è qualcosa veramente di insondabile, ecco, perché è veramente grande. Bene, facciamo tesoro, insomma, della sapienza di queste parole per poterla mettere in pratica.
Oh Santa Vergine Maria, concedici davvero questa divina sapienza che ci conceda, ecco, di imparare bene a stare alle leggi, diciamo così, della divina volontà e realmente ai suoi voleri, senza cercare forzature, e invece di accogliere quelli che sono i suoi sempre validi e immortali, insomma, principi di azione, tra cui appunto quello di riconoscere umilmente le cose che non funzionano in noi e ancor più umilmente lavorare perché possano essere risolte, emendate e tolte dalla nostra anima. Ecco, aiutaci anche a dare quel profondo abbandono in uno spirito di infantile e santa semplicità che ci possa aiutare, ecco, a ben interagire nelle circostanze quotidiane della vita, con gli impulsi e i moti e le sollecitazioni del Divino Volere, nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.